suo ultimo interview di campionato, il direttore di gara ha gestito al meglio anche le situazioni più difficili. A Roma l'arbitro nel mirino dei giallorossi non sbaglia, ma lo fa con poca chiarezza. Non è sempre vero che la forma è sostanza, ma il modo in cui gli arbitri comunicano con i giocatori è un aspetto fondamentale della direzione di gara. Come fischiare, cosa spiegare, quanto tempo impiegarci. Sotto questo aspetto, ieri abbiamo avuto due esempi agli antipodi. Gianluca Rocchi, un arbitro che tra qualche mese il calcio italiano rimpiangerà, ha diretto l'ultimo Inter-Juventus, di campionato, della sua carriera, almeno a San Siro. Prestazione eccellente, forse tra le migliori del suo lungo e prestigioso cursus honorum. E non solo perché ha preso le decisioni giuste, anche nei frangenti più delicati, e nelle azioni più concitate, a parte un paio di innocue sbavature. Ma anche, anzi innanzitutto, per come le ha prese, senza alcuna esitazione, e utilizzando una mimica chiara, senza equivoci. Due esempi. Il tocco con il braccio, di De Ligt, che solo al centesimo replay ci è apparso chiaro, Rocchi lo ha fotografato subito, senza tentennamenti. Molti dei suoi colleghi, invece, avrebbero avuto bisogno della segnalazione dalla VAR room. Per lui, era rigore dal principio. E poi, la caduta di Dybala in coda al primo tempo, appena sfiorato da Godin, Rocchi non fischia, e non fa gesti, forse non è sicuro della sua scelta, ma due secondi dopo, probabilmente confortato dal VAR, l'ottimo Irrati, fa ampi gesti a beneficio dei giocatori, per comunicare che non c'era nulla. Punto le esitazioni di Massa. Se Davide Massa, all'Olimpico di Roma, avesse usato la stessa mimica, probabilmente si sarebbe evitato l'assalto finale dei romanisti, comunque inspiegabile e poco decoroso, e la puntuale gogna sui social. E invece, dopo il 2-1 irregolare di Kalinic, non fa intendere se e cosa abbia fischiato. Generando il sospetto che si sia affidato alla VAR per prendere una decisione. Non è andata esattamente così, ma non se ne è accorto nessuno. Massa è un buon arbitro, anche se ancora un po' appannato. Studi Rocchi per diventare grande. Copyright riproduzione riservata Let's Blockout.